italiana. Oggi sono a Milano, dove c'è Castello Sforzesco dal XIV secolo. Questo castello fantastico è il monumento principale della città, ma dopo il Duomo di Milano, ma sicuramente il monumento più grande di Milano. Questo castello ha una storia molto lunga e complessa, quindi vi racconto un po' della storia. Innanzitutto, Castello Sforzesco ospita diversi musei interessanti, tra cui il Museo di Michelangelo, il museo più importante del castello. Ma perché? Perché c'è l'ultima opera dell'arte di Michelangelo, quella che ha fatto nell'ultimo anno della sua vita, nel 1654. E poi la stanza più nota del castello è la Sala delle Asse. È un'eccezionale testimonianza della presenza di Leonardo da Vinci alla corte sforzesca a Milano. Quindi Leonardo da Vinci abitava qua per un paio di tempo. Ma dietro di me c'è una torre fantastica, la Torre del Filarete, l'ingresso principale al Castello Sforzesco. Questa torre ha il suo nome dell'architetto rinascimentale Filarete. Filarete ha costruito questa torre nel 1452 e poi venne rinnovata da Luca Beltrami nel 1905. Luca Beltrami inserì diversi dettagli interessanti. Innanzitutto si vede un bassorilievo, un uomo a cavallo. Lui era il secondo re della monarchia italiana, il re Umberto I. La monarchia italiana ha regnato in Italia tra 1861 e 1946. E poi la statua di Sant'Ambrogio, presente nella nicchia principale o nicchia centrale. Sant'Ambrogio era il vescovo di Milano nel IV secolo, ancora oggi il santo e patrono della città. Luca Beltrami, alla memoria degli Sforzesco, scelse infine di far dipingere 6 stemmi. Alla sinistra della nicchia, quelli di Francesco Sforzesco, Galeazzo Maria e Gian Galeazzo. A destra, Ludovico il Moro, Massimiliano, Francesco II e Sforzesco. E poi Luca Beltrami, quel architetto italiano, inserì nella torretta superiore un sole radiante in un orologio, ispirato alle insegne degli Sforzesco. Come si vede, questa torre ha una storia circa 500 anni. E spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo a Milano. Ciao ciao.